Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video in cui parleremo di acqua, l'acqua che utilizziamo nei nostri fermentati, acqua che è molto importante e che deve avere delle caratteristiche specifiche. Guardiamo in questo video una delle caratteristiche specifiche dell'acqua, che è il contenuto di cloro. È un problema molto comune in Italia avere acqua che puzza o che ha un forte odore di cloro. Partiamo intanto dall'inizio. Come mai l'acqua ha questo odore di cloro? Il cloro viene aggiunto perché questo sanifica l'acqua. Sanifica l'acqua in che termini? Il cloro è un disinfettante, ovvero igienizza l'acqua da eventuali microrganismi patogeni, che possono essere contenuti in essa. Quindi l'utilizzo del cloro nell'acqua è necessario per questo tipo di fine. Non è l'unico sistema che si può adottare per sanificare l'acqua, non è neanche il migliore, forse in realtà, però è il più economico e quindi è quello che viene largamente utilizzato dalle amministrazioni che devono, sotto questo punto di vista, risparmiare dei soldini, ma ottenere un effetto che garantisca il servizio che loro offrono. In molti luoghi l'odore di cloro è più insistente di altri, in certi altri posti addirittura non si sente. Qual è la differenza? Beh, la differenza sta intanto in che tipo di acqua si sta utilizzando, che tipo di forniture, che tipo di bacino d'utenza deve fornire il comune e poi l'acqua di origine, cioè da dove arriva quest'acqua. Quindi in base a tutti questi parametri noi abbiamo l'utilizzo più o meno insistente del cloro all'interno dell'acqua. Ci sono ovviamente dei parametri stabiliti da enti governativi, sovranazionali, anche come l'OMS, che stabiliscono quanto cloro deve essere contenuto nell'acqua che consumiamo per non essere dannoso. E questa quantità è di circa 2-3 milligrammi per litro. Questa è la quantità che è stata stabilita non pericolosa per la salute umana. È proprio così, perché il cloro è un veleno, può essere molto dannoso per la salute. Pensate che durante la Seconda Guerra Mondiale erano utilizzate delle bombe al cloro. Okay? Quindi questo per farvi capire la potenza, è un vero e proprio veleno, può essere molto tossico se utilizzato in alte dose. In basse dosi non dovrebbe avere problematiche. Utilizzo il condizionale perché vi dico in tutta onestà, io non sono un esperto di questo tema, ne sto parlando solo per ciò che riguarda l'utilizzo di quest'acqua nei cibi fermentati, ma facendo delle ricerche in rete per informarmi prima di fare questo video, devo dire che sono rimasto molto confuso dalla quantità impressionante di informazioni discordanti che si trovano su questo tema. E onestamente non ho la competenza, la capacità per poter dire quali di queste informazioni siano reali. Si trovano siti in cui si parla di problemi legati al cloro in termini importanti per la salute umana, ci sono altri siti in cui invece questi problemi vengono molto semplificati. Ecco, io credo che forse la verità sta un po', nel mezzo, quindi ho cercato di riunire in questo video le informazioni che ritengo siano, ecco, almeno le più sicure, quelle che con certezza posso dare. Quindi il problema del cloro è che la sua efficacia nell'acqua dipende dalla temperatura dell'acqua. Chi gestisce queste soluzioni ha due modi per sanificare l'acqua: o aumentare la quantità di cloro, oppure aumentare il tempo di contatto del cloro all'interno dell'acqua. Sì, perché i parametri sono questi due: temperature più basse, più tempo l'acqua deve stare a contatto con il cloro per essere sanificata. Ovviamente in grandi città, in grandi centri dove l'acqua deve essere immediatamente distribuita, non si ha il tempo di far decantare l'acqua con il cloro e quindi si utilizzano maggiori quantità di cloro ed è per questo infatti che l'odore del cloro in inverno è più insistente. Come faccio a capire quanto cloro ho nell'acqua di casa? Ci sono tanti strumenti tecnici, anche professionali, che ovviamente non vi consiglio di acquistare perché non ha nessun senso. Ci sono delle normalissime cartine di misurazione che costano pochi soldi, sono quelle che si utilizzano per misurare l'acqua delle piscine, degli acquari, e quindi vi consiglio di munirvi di queste cartine se volete controllare quanto cloro avete nell'acqua e soprattutto se il cloro presente nell'acqua è in regola con le misure stabilite dalle organizzazioni nazionali ed internazionali, quindi cosa importante per monitorare se il nostro comune utilizza le giuste quantità di cloro nell'acqua. Non credo che sempre che queste quantità siano rispettate. Ma adesso veniamo, diciamo, al tema fondamentale di questo video: come faccio a togliere il cloro dall'acqua?
cloro, perché questo è il vero problema. Il cloro, essendo un agente sanificante, è anche in grandi quantità, in alte percentuali, un vero e proprio veleno. Ed è proprio per questo principio che, inserito all'interno dell'acqua, sanifica l'acqua. Ma se noi utilizziamo quest'acqua per fare dei cibi fermentati, cioè vogliamo che all'interno dell'acqua prolifichi proprio un qualche tipo di microrganismo per darci il risultato della fermentazione, ecco, noi avremo l'effetto contrario di quest'acqua sui nostri cibi fermentati. Quindi come facciamo a sanificare, a pulire, a togliere il cloro dalla nostra acqua? Non è una cosa molto semplice da quello che ho visto, ma vi elenco i sistemi che ho trovato, quelli che mi sembrano, diciamo, i più efficaci. Partiamo dal primo, il più complesso di tutti. Cioè la neutralizzazione cinetica. È un tipo di filtro che si installa all'interno, diciamo, delle proprie cucine, sotto i rubinetti, e questo tipo di filtro converte il cloro in cloruro attraverso un processo di ossidazione. Ovviamente questo va fatto con un meccanismo che bisogna acquistare, quindi una certa spesa da affrontare. Un altro sistema che possiamo utilizzare, apparentemente più economico di quello precedente, sono i filtri a carboni attivi. Ci sono macchinari che sono dotati di filtri a carboni attivi che appunto filtrano l'acqua e la rendono declorata. Ci sono anche le famose caraffe che possiamo acquistare ad un certo costo, più o meno sui 30-40 euro l'una. Allora, il problema delle caraffe è questo, che sì, è vero, filtrano l'acqua e tolgono il cloro dall'acqua, ma questi filtri poi vanno cambiati con una certa regolarità, perché il problema dei carboni attivi è proprio quello che nel tempo, in un tempo sembra abbastanza breve, si riempiono di sostanze contenute nell'acqua e diventano essi stessi punti di proliferazione batterica. Quindi, se i filtri non vengono cambiati con una certa regolarità, si rischia di bere acqua che è stata ricontaminata dagli stessi filtri delle caraffe o dagli stessi filtri a carboni attivi del nostro macchinario che abbiamo acquistato. Quindi attenzione a questo punto. Queste sono le informazioni che ho trovato io in rete su questi filtri. Quindi prendiamole sempre con le dovute cautele, perché non sono un esperto, però ecco, queste cose qua le ho lette su diversi siti, su diverse fonti. C'è un sistema molto interessante per neutralizzare il cloro nell'acqua, invece, che è questo. Sostanzialmente consiste nell'aggiungere alla nostra acqua una piccola percentuale, una piccola dose di acido ascorbico, quello che viene comunemente chiamato anche vitamina C, ma che poi in realtà non è proprio vitamina C, ma è un precursore. Comunque l'acido ascorbico, quello che viene venduto come vitamina C, è una molecola che può essere aggiunta all'acqua e che aiuta a eliminare, neutralizzare il cloro dell'acqua. Tenete presente che con 200 mg circa di acido ascorbico riusciamo a neutralizzare il cloro in oltre 400 litri di acqua. Quindi ecco, fatte le dovute misure, magari meglio facendo una ricerca in rete, si può capire se si vuole utilizzare questo sistema, che è molto pratico e molto efficace anche, in che percentuale aggiungere acido ascorbico all'acqua. E poi c'è l'ultimo sistema, il più comune, quello che viene spesso citato da tutti per neutralizzare il cloro dell'acqua, ed è quello di lasciare riposare l'acqua nella famosa caraffa. Sì, ma quanto tempo devo lasciare l'acqua nella caraffa affinché perda il cloro? Ecco, su questo io ho trovato le informazioni più discordanti. Onestamente non mi sono fatto un'idea chiara di quanto tempo debba passare. Ho capito che questo tempo dipende dalla temperatura dell'ambiente in cui l'acqua si trova. Quindi, a temperature più fredde, i tempi di decantazione si devono allungare. In certi siti ho letto che, con il freddo il cloro non va assolutamente via dall'acqua. E l'unico sistema reale per espellere il cloro, degradare il cloro dalla nostra acqua, è quello di o riscaldarla o farla addirittura bollire. Io adesso non so esattamente quale sia l'informazione più corretta, forse ci vorrebbe un chimico per poterci spiegare questo, ma mi sembra di capire che ad una temperatura di circa 20 gradi ci vogliono almeno 4-5 ore di decantazione dell'acqua prima che questa abbia perso buona parte del cloro che residuo che conteneva. Bene, spero che questo video vi sia stato utile. Io devo dirvi la verità, dopo aver fatto diverse ricerche, davvero ho passato una mattinata intera a cercare argomenti, su questo tema, ne ho trovati tanti, ho trovato tante cose interessanti, ma è un argomento estremamente complesso da affrontare e ricco di informazioni contrastanti. Quindi
In tutta onestà, non so esattamente al momento quale sia la soluzione migliore da adottare. Forse potrebbe essere semplicemente quella di acquistare dell'acqua al supermercato e usare quella per fare i nostri fermentati. Non è un consiglio che mi sento di dare, però mi sembra che questa sia la soluzione, diciamo, più semplice da utilizzare per non perdere la testa dietro tutta questa complessità dovuta all'aggiunta di questa sostanza alla nostra acqua. Grazie.